Nel midollo osseo si trovano le cosiddette cellule staminali emopoietiche. Sono responsabili della formazione di nuove cellule del sangue durante l'intera esistenza di una persona. Da esse infatti hanno origine tutte le cellule sanguigne, inclusi i globuli bianchi coinvolti nella difesa immunitaria e i globuli rossi responsabili del trasporto dell'ossigeno ai diversi tessuti. Le cellule staminali emopoietiche fornite da un donatore sono alla base di trattamenti salvavita per coloro affetti da tumori come la leucemia, da malattie metaboliche o del sistema immunitario e da molte altre. Ma per affrontare queste condizioni c'è anche un'altra scelta: usare cellule staminali provenienti dal cordone ombelicale di un neonato. A Basilea, Weijia Wang, grazie al supporto di Systems X.ch, sta lavorando per scoprire come indurre cellule staminali provenienti da un cordone ombelicale a moltiplicarsi in laboratorio, senza perdere le loro caratteristiche più utili, come farebbero naturalmente. These cells receive signals from the outside, process the information and react in response. They are like factories, receiving orders and responding accordingly. They make decisions all the time. We need to identify the signals that can make them change and lose their characteristics, as well as those that can make them keep their qualities while multiplying. Sebbene gli studi di Weijia Wang si concentrino sulle staminali provenienti da cordone ombelicale, le sue scoperte contribuiranno a una migliore comprensione di tutti i tipi di staminali e aiuteranno a rispondere alle innumerevoli domande su di esse. Gli scienziati vogliono conoscere meglio queste cellule perché il loro possibile ruolo nella cura di molte malattie è immenso.